Comunque io quello che consiglio è, invece di spiegare agli altri, provare. Ciao ragazzi, in questo video abbiamo fatto una chiacchierata con Marcello sul mondo dei dischi in vinile, trattando tutti i temi più discussi e terminando con la visita al suo fantastico negozio di dischi. Marcello, partiamo subito dalla cosa che fa più impazzire gli audiofili, ma anche i musicofili. Com'è questa storia dei master, analogico, digitale? Ragazzi, sono anni che c'è questa diatriba, no? Analogico, digitale. Consideriamo che l'analogico poi è arrivato fino all'80. 82 partono i primi digitali. Però io ho sentito molti dischi analogici che fanno cagare. E dischi digitali che vanno benissimo. Cioè, sono opinioni che ha la gente. Cioè, prendiamo, non so, Jethro Tull, Aqualon, è stato rimasterizzato, suona 10 volte meglio. È chiaro che un bel analogico è un bel analogico. Ma per si trovano poi questi analogici in condizioni buone? No, sono scassati. Cioè, sai, i bei disconi jazz del 70, del 60, quelli suonano veramente bene e sono analogici, veramente. Poi c'erano delle registrazioni in presa diretta. Ci sono tanti sistemi, hai capito? Considera che i master li hanno fatti su bobine. Poi anche quando io vado a fare un disco, che faccio? La mia matrice, li stampo, i primi, non so, i primi 10.000, i primi 20.000 vanno bene, poi la matrice... E invece loro andavano avanti un milione, dopo le cambiavano, non è che le matrici fossero sempre le stesse. Ah, però interessante questa cosa. Sì, sì, quando sono numerati c'è anche chi cerca le prime stampe, dei primi numeri, perché sono i più buoni, sono i già... Perché... Perché non lo sapevo questa cosa? Sì, sì, tutte queste cose, venivano fatte le lacche, insomma, tutte... veniva fatto lo stampo, e lo stampo lo fanno poi anche tuttora. E ascolta, tu, torniamo sul filo del discorso, a una persona che inizia con il disco in vinile, che vuole iniziare con il disco in vinile, cosa gli consigli? Che stampe gli consigli di andare a cercare? Nuovo, usato, guarda, mercatino? Ci sono delle stampe molto buone, ma ormai tutti sanno quali sono, quindi i prezzi sono molto alti. Tu vedi il discorso della Music on Vinyl, che fa delle stampe digitali, ma funzionano alcune volte anche analogiche, ma suonano bene. Poi c'è la, adesso dopo andremo a vedere alcune cose, anche lì hanno fatto quel Michael Jackson che vedi là sopra, è fatto analogico, vedi, questi sono gli original master recording. Questi qui sono quelli che vengono definiti i più buoni, c'è la caccia, però sai, questo disco l'ha preso uno nell'80, l'ho messo su, aveva la puntina dritta, aveva la puntina storta, cioè c'era meno cultura, le prime, le vecchie MC non so. Suonavano molto basso, c'erano degli step up per alzarli, magari usavano delle MM, dei chiodi. Sì, si potrebbe. Dopo porti a casa dei dischi che non suonano bene. La fortuna è delle volte che ti capita quello che aveva portato a casa il disco, sai che c'era il rack, no? Quindi c'era il registratore a cassette, nelle macchine c'erano le cassette, si faceva la cassettina e poi magari li metteva lì, non lo ascoltava più. Ora ti capitano delle volte dei dischi tenuti molto bene. Per me i dischi, per esempio, della Classic Records, che quelli suonavano, sono 200 grammi, ma la Classic, si vede qualche disco di Neil Young, c'ha una etichetta ovale con scritto Classic Records. Quella, avevo un disco di Miles Davis, che ho venduto a uno dei tuoi clienti, che ti ha comprato le casse, le Sonus Faber, mi dice ancora che è uno dei dischi migliore che lui abbia. Quindi diciamo che comunque è discutibile che sia analogico, perché anche delle volte non lo sai, c'era stata una polemica ultimamente su, che la Mob facesse la roba digitale e li scriveva analogico, era uscito un articolo, no? Tutte lì bisogna saperlo fare il master, l'orecchia sente da tot a tot. Non sì, è sì, matematico. Sì. Chi è bravo a masterizzare riesce a fare un buon prodotto. Ci sono tante, tante filosofie diverse. C'è chi dice che è meglio il digitale, chi è meglio l'analogico, chi l'analogico vecchio, il disco è sempre rovinato. È difficile saltarci fuori, no? Ma sai, se trovi l'analogico del 70 nuovo, al sauna. Suona. Però ti faccio degli esempi. Se tu prendi dei dischi tipo anche le Zeppelin, non suonano benissimo quelli degli anni 70, proprio erano master, sono dischi rock. Cioè, invece ci sono già più cose particolari nella storia della classica. Diciamo che forse per tagliare la testa al toro è sbagliato focalizzarsi solo su, cioè diciamo sbattere la testa ma solo su. Ma bisogna provare. Adesso è uscito un cofanetto di Animals, sempre dei più bello, ci ha messo dentro Blu-ray, CD. L'LP io non so cosa facciano, su alcuni vanno bene, alcuni c'è
Ciao. Ho letto anche quella di Atriba. Lì probabilmente sono materiali di... Perché alcuni vinili, se ci badate, c'è scritto vinile vergine. Non so se ti è mai capitato. Alcuni lo scrivono, quindi prendono questo materiale. C'è invece che lo rimpasta. A me è capitato una volta che mi si è alzata una scaglia del disco e sotto c'era l'etichetta. Si vede che l'hanno rimacinato anche a calore alto, ma non si è bruciata, hai capito? E allora c'era proprio l'etichetta, loro c'è il vinile vergine e c'è il vinile invece riciclato, diciamo. E parliamo ora invece di conservazione dei dischi. Come si tiene un disco, come si mette su un disco, che puntina bisogna usare il clamp, non bisogna usare il clamp, qual è la tua filosofia di allora, questo? Il clamp è sempre ottimo perché i dischi sono ondulati. Dopo ce ne sono anche... Adesso c'è questa mania dei 180 grammi che per me è sbagliata, vedi? Dopo magari un ingegnere dice, sei uno stupido. Io credo che il 150 grammi andasse bene lo stesso, perché qual è il problema? Tu metti su 180, molto spesso magari quando lo pressano lo lasciano raffreddare ed è appena appena, col clamp si raddrizza. Però è chiaro che se hai un giradischi a cinghia piccolino, il clamp è bello ciunto. Se lo metti su un tecnico, non gli fa niente, ci sono giradischi e giradischi. Poi la pulizia, è chiaro, noi usiamo le macchine da lavare i dischi, però non puoi lavare il disco tutte le volte. Prima di tutto va per sfregamento, poi diventa statico, c'è anche chi ha la pistola per togliere le scorie. Io l'ho provata, per me lo funziona, cioè dopo ognuno... Poi le puntine, anche lì. Dopo usare anche il giradischi è un'arte, perché ti devi, chi è che ti mette sulla puntina? Cioè hai tempo di venire nelle puntine, ma poi devi mettertela su a caso, quindi peso, regolazione, VTA, l'azimut. Poi, da quello che so io, il giradischi suona bene, qui abbiamo un esempio di Bisogna uccidermi, un giradischi in particolare su un asse di legno, la base è importantissima, però quando un disco suona sul rottame, sul super giradischi, cioè l'importante è trovare dei dischi incisi bene. Bisogna provare, purtroppo nessuno nasce, è come quando vai al ristorante e prendi una bottiglia e magari non ti piace. Bisogna provare, dopo diventa dispendioso, però c'è la persona che beve la birra da 1 euro non sa che quella da 10 è più buona, come quello che beve il vino, la bottiglia da 10 magari c'è quella da 200, se non l'assaggi niente. Comunque io quello che consiglio è, invece di spiegare agli altri, provare, perché se l'analogico, se il digitale a casa tua suona meglio, inutile gli dici, io ho sentito dire che ci sono un sacco di dischi di Fusion, tutti quei brasiliani, tutto quel mezzo jazz degli anni 80 che sono stati ridigitalizzati e suonano da Dio. Sì, ma l'importante è non sbattere forse la testa contro il muro e dire solo quello, perché c'è un mondo da provare, da scoprire e da sperimentare. Come io ho provato la Q-Phase, che tutti dicono, sono una mea, se tua sorella sono una mea. Hai sentito a casa. E in più con la sua scheda fuori, è chiaro che la sua scheda fuori non costa mica 2 lire. Però è come comprare un po' demonizzata, ma invece... No, suona bene. Io ho provato sia MM che MC. È chiaro, ci sono prefoni che costano anche 10.000 euro. Insomma, dopo... Però no, uno non creda di migliorare da quello da 1.000, insomma, 10 volte. Ascolta, ci sono tutti... Marcello, scusa, ti interrompo. Parliamo dell'altro argomento molto, molto caldo sui social. Prezzi dei dischi nuovi, come va il mercato, andamento dell'usato, dici la tua da negoziante. Allora, l'usato, cos'è il problema? L'usato, se tutti comprano, i prezzi sono alti, sono molto alti, cioè non è che, anche ieri ho fatto un ordine alla Warner, sono incappato su Aqualon. Quando tu vedi un prezzo, no, che costa 26 euro più IVA, a me non l'ho comprato, me l'assiste dopo, perché ho detto vabbè, c'ho un cofanetto là, piuttosto a uno gli do il cofanetto a 45 euro, cioè piuttosto gli do quella cifra lì, cioè ma 45 euro il pubblico è un disco singolo, e la casa ti dice ma i dischi sono aumentati, poi la stessa casa ti dà un disco di un altro doppio a 35, e allora qual è il discorso? Materiale sarà aumentato, plastica un po' aumentata. Il cartone effettivamente è un problema, perché io sento amici che vendono vino, non trovano cartoni. Però io credo che se tu metti fuori certi dischi solo perché sono più famosi a 5-6 euro in più, vuol dire che un po' ci speculi. Però la media prima era 25-30, adesso siamo a 35-40. E quello che da dire, aumenta tutto. Ma forse non aumenta mai il margine del venditore, sì, del venditore del commerciante. Ma no, perché delle volte adesso mi capita il lotto di CD
mettiamola a 5 euro, ma adesso anche quello sta finendo perché ne stampano pochi, quindi cresco. Li metti fuori a 10, arrivi a 9, 9, bellissimo affare, e io magari ci ho guadagnato 4 euro. Metti fuori il CD da 20 euro o l'LP da 42 che hai pagato 36. Sì, cioè, sì, hai un'esposizione, cioè il mio commercialista a volte mi attacca al muro, perché dice, oh, c'hai un valore altissimo, gli dico, oh, il catalogo bisogna tenerlo, i prezzi sono quelli. Ho visto alcune campagne, adesso, come non, la campagna sarebbe quando mettono un prodotto in offerta. Sui CD, sugli LP non lo facevano. Adesso ho visto alcune campagne dove loro abbassano, però sono i dischi che non vendono. Quindi certo, ce ne sono 30, di cui 3 buoni, capito? Sì, 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 ho capito il discorso. Poi qual è il problema? È che delle volte lo stesso disco te lo trovi in casa a 35 e vedi che te lo danno magari a 10 euro in meno, lo prendi e poi ci fai la media, metti fuori quell'altro a 30 e dici prima o poi venderò. E invece queste pubblicazioni che fanno nuove, che vedo che magari col master che parte dall'analogico, come magari quello lì di Thriller di Michael Jackson, che prezzi hanno? Sono alti, vero? Quello lì costa 150 euro. Quello lì ho visto che ha una, quello lì c'è tutta una serie che fanno, c'è scritto tutto analogico, ecco, ho sbagliato, non tirartelo giù, adesso magari tira fuori la scala, dopo tiriamo giù magari. Ascolta, tu invece da fruitore di musica, da venditore di dischi, cosa consigli? Perché insomma io ti, ovviamente ti do il mio consiglio da commerciante ai miei clienti. Cosa consigli come setup di giradischi ai clienti? Io ho provato tante cose. C'è questa filosofia che la cinghia sia la fine del mondo. Io, è chiaro che quando vedi un VPI come quello che hai esposto tu, lì è una garanzia, ma ci mancherebbe. A me piacciono le macchine o a trazione diretta, ma devono essere fatte bene, tipo i Technics. Tu sei un grande fan dei Technics. I Technics mi piace. C'è della roba che suona meglio, però il Technics lo fai suonare sopra lo scatolone, lo metti su, lui suona. È facile da usare, facile da montare. Sì, è facile da piazzare. Poi mi piace molto la puntina che si sgancia e anche lì gli addoffi. Ah, atroce! Oh, e dopo lì, però puoi mettergli 5 puntine. Poi è chiaro che vedere anche il Michel che hai tu con due braccia, per me è carino, perché su uno ci metti la puntina a 100 euro e ascolti dei cose magari da macinare. E la puntina ci metti quelle da 1000 per il super disco, e allora ci sta, cioè ci metti due prefoni diversi, o un prefono del giradischi e un dell'amplificatore e un prefono esterno. Cioè, o magari il prefono della Gold Note che ha due ingressi diversi. Due ingressi. Così fai solo con uno. Però dopo lì ci sono tantissimi. L'Acoustisoli ha fatto il suo. Ci sono tante marche, VPI. È chiaro che uno deve partire, per me, Project, quando sei su quei livelli lì, va benissimo. Per partire, tipo, l'hai visto il Project 1? Sì, Project. Quello secondo benissimo. Me è Rega, io credo che loro due, Rega e Project, anche perché fanno praticamente quasi solo giradischi, qualche prefono, dopo sì, la Rega fa, vabbè, fa un amplificatore. Secondo me ci sono delle marche molto buone. Se uno parte con un P1 della Rega, un T1 della Proje, che sono quelli che consigliamo sì. noi. Ma no, ma anche bene. Se arrivi anche un po' più alto, spendi quei 600, 800, adesso non so cosa costi il Proje un po' più. Il Debut Carbon, che è quello col braccio in carbonio, la 2M Red. Qui c'ha il piattello. Quello è 1100, 1200, l'X2. Oh, ragazzi, costa 1200 euro un cesso, cioè, sì, dai, sì, ragazzi, obiettivamente, un cesso. Oh, uno parte con quella 400. Chiaro che passano 2 anni, lo vende, i 250 li prende sempre e non sono soldi buttati via. Vai a prendere la macchina a 100.000 euro, la metti in garage, vale 70.000. Cioè, se la metti tutto si svaluta. Cioè, sì, se... sì, sì, è inutile fare delle è guerre. È che in questo ambiente tutti vogliono fare business, hai capito? Esatto. Io adesso qua uso un giradischi a puleggia e uno a trazione diretta. Anche i puleggia, però andare intorno a un 100, qual è? 125, quello della Torn, 124. 124 è uguale a questo, c'ha le puleggia e poi addirittura il Gara 301. Che è uguale al costano una follia. Costano tanto, sono difficili da mantenere. Sì, da poi sai, sono rumorosi. Sono rumorosi, ci sono tante filosofie. Poi è chiaro che se trovi un bel cinghia con un bel motore staccato, se è fatto veramente bene, cinghia non hai rumori. Poi c'è il suo trasformatore. Motore disaccoppiato. Sì, c'è della roba molto buona. Perché io adesso so già che tutti, insomma, stiamo andando un pochino lunghi, ma tutti quelli che ci stanno guardando adesso, in questo momento, visto che abbiamo toccato un po' tutti, penso, i punti salienti del disco in vinile, poi ce ne sarebbe da dire tantissimo, forse anche troppo, muoiono dalla voglia di vedere un po' il tuo negozio, perché secondo me è anche molto interessante. Intanto, da quanto è che sei aperto? Allora, io l'ho acquistato nel 2007, facevo un altro mestiere, io ho sempre fatto il DJ e cose del genere, ma il negozio esiste credo dagli anni, dall'80. Dall'80, e poi è molto interessante. È uno dei primi negozi, cioè, esiste, ma dopo era nato anche, col fatto Novellara c'erano i Nomadi, hanno stampato alcune cose dei Nomadi, c'era un negozio piazza. Con della storia, insomma. È un negozio con della storia. Dopo perché è interessante secondo me anche parlare di la tua passione, perché tu comunque sei anche
audiofilo, diciamo. Sì, a me piace, però ci sono dei, io della gente che arriva con... Ma io sai, caso voglio un bel disco, c'ho lo stereo a 150.000 euro, io non lo farei mai, cioè... Però c'hai un buon livello anche tu, e magari dopo lo vediamo, sì, qui in negozio. Considera che io a casa ho altri due impianti montati, c'è uno al Deno, quello di legno, ha la minima della Sonus Faber, e ha l'amplificatore da un Sansui, l'altro ha un Naim, insomma, ha di roba... un Mitchell, e ha le Pro Asile di 28. Andiamo a far vedere il tuo impianto. Che adesso stavo facendo dei pacchi, perché adesso è Natale, tutti comprano. Prima di far vedere il negozio, vediamo l'impianto che hai in negozio, che è un impianto di tutto rispetto, un signor impianto. Allora, ho un Macintosh fornito gentilmente da Audio Costruzioni, e viene da Audio Costruzioni, questo è il... 7000? Sì, 7000, non mi ricordavo c'era 7000, 7200 esiste, 7200? No, non esiste. No, esiste, però quello senza i maniglioni. Ah, buon. Poi abbiamo questo qui che è il lettore CD che viene sempre da te, questo è un prefono, ce n'ho due. Allora, questo sul Garrett c'è questo qui dell'audio analog, no? Questa è l'acqua da bere, in realtà è quella per fare... dovevo essere un po' più ordinato oggi, ma è andata così. Ma sono sempre così. Questo è un Garrett in 401, gira disco inglese, con un braccio dell'Acus Lustre, è giapponese. Testina molto normale, possiamo dire. Sì, perché la uso, vedi che ce n'ho altre due di fianco, così. Questa qui è già superiore, Audio Technica NMC. Quando lavo i dischi, metterlo su una... questa qui è una Denon che è stata ristilata al boro, così, quindi costava 250 la puntina, ho speso 250. Ristilare, mettergli su della roba. Prima avevo una Benz, ma l'ho venduta perché... Cioè, i dischi... perfetto, se no hai sempre... Oh, noi abbiamo una Van de Null de Chu, che destina che è 2500 euro. C'è un disco che ha un difetto, ma uno, cioè sembra che sia stato passato sotto le ruote della macchina. Dopo, il discorso anche lì, qui abbiamo una EAR a valvole, un team de pallavicini inglese. Sotto c'è l'alimentazione chiaro del Technic SP10, che oggi fanno e si chiama 1000... Forse arriverà in negozio da Audio Costruzioni, te lo dico, spoiler, 20.000 euro di giradischi più o meno. Sì, ci hanno già detto che forse ce ne mandano uno, comunque stiamo a vedere. Insomma, dice che sia il miglior... Io ho letto alcuni articoli dove dice miglior giradischi al mondo da tutti i prezzi, ma vedi, lì sono questioni di fan. Da tutte epoche, tutti i prezzi, in teoria viene definito, però sappiamo che ci sono i Basis, ci sono Basis 70.000 euro, ci sono i VPI, i Clerario, Transrotor, eccetera. Però il solito, questi qui lo metti su un bagaglio, suona. So. Ascolta, là sopra facciamo vedere bene il negozio adesso. Là abbiamo qui sopra, che in altro c'è un Pioneer, un Pioneer PL61, è questo un giradischi da 1000 euro. Comodo anche per esporre ai clienti, è bello, sì, uno lo vede bene. È bello. Come uno vede bene anche lì sopra. Ah, abbiamo qua un Mitchell che ha una storia lunga. Il Prisma, che in teoria dovrebbe essere venduto. Questo qui è venduto, però nessuno lo viene a ritirare, sta pagato anche. C'è un giro che però è finito da Audio Costruzioni. C'era il giro che è andato via, ho un Denon, un altro Mitchell a casa. Ascolta, dai, facciamo vedere bene il negozio. Come è diviso il tuo negozio? Come l'hai suddiviso? Allora, il discorso, tutti si lamentano di come si possa dividere un negozio. È chiaro che lo spazio fa tutto, se uno ha un negozio da 2000 metri con tutto. Qui ho messo i gruppi, perché la gente compra sempre la stessa roba, no? Giustamente. Quindi ci sono i Beatles, Bowie, Creedence, Clapton, Eagles, Bob Dylan, Doors, Genesis, Queen, Pink Floyd, Hendrix. Delle volte finisce qualcosa in giro solo perché non ci stati più vendere dell'underground, sono là. Questi sono tra i gruppi che vendo di più. Poi, qua abbiamo della roba anni 80, normale, quindi qui troveremo, non so, Madonna. Tu sei l'uomo che ho usato in questo negozio intanto? Sì, sì, e adesso io li mescolo. Ah, ok. Cioè, gli dice di dividerli, no, io... Oh, è chiaro che questi qui sono tutti nuovi. Poi mi capita di comprare un disco degli A, la raccolta nuova, lo metto in mezzo agli A, che ci sono gli altri tre usati. Gli Alphaville sono lì anche se nuovo. Gli Spandau Ballet, ce ne sono tutti i dischi usati, con la raccolta nuova l'ho messa lì. Comunque, qui invece sono le novità, quindi vediamo le novità, quello che delle volte ricompro. Qui abbiamo il nuovo di Jovanotti.
Parliamo anche tipo dei Maneskin, come sono incisi, come li trovi incisi ultimamente? Ma alcuni bene, alcuni male. Qual è il problema? Che prendono alcune volte, fanno un master da CD. Io non voglio essere cattivo, ma la roba italiana e la roba americana c'è differenza. Tu metti un disco americano... Non sono incisi male, dici? Sono incisi bene anche se sono... quello lì il discorso. Anche se sono nuovi, cioè con nuovi... Quindi partono dal digitale. Ma anche roba, questo qui è un tributo a Leonard Cohen, con tutti, vediamo tutti, Gregory Porter, insomma, gente, Bill Frisell, Peter Gabriel. Blue Note incide sempre molto bene, a mio parere. Adesso è distribuito Universal, insomma. Red Hot Chili Pepper suona bene, anche se gli italiani delle volte, adesso Jovanotti non ho ancora sentito. Delle volte bene, delle volte meno bene. Avevo sentito alcune vecchie cose vecchie di Cremonini, ma... E ascolta, dopo proseguiamo. Non sono inciso male, è che sbaglio nel master, prendono il master. Cioè si dice, adesso io non sono un tecnico del suono, bisognerebbe essere parlare, adesso una volta cercheremo uno che è esperto e gli facciamo un'intervista. Si dice che bisogna sapere mettere la cosa su una cosa o sull'altra. Perché anche i Beatles hanno rimasto, adesso non hanno più Revolver che l'hanno appena fatto, dicono suoni benissimo. Devi sapere mixare le cose. E allora sì, perché torniamo al discorso che noi abbiamo un'orecchia che va da lì a lì, quindi non ti castoma per il professore. Va bene. Dopo abbiamo delle cose, abbiamo Bublé di Natale, però è incredibile perché questo rimane però comunque un bel disco, a parte di scherzo. Sono anni che continuano a venire fuori. Quindi qui davanti hai italiano. Questi sono tutti italiani, italiano. Quasi vedi che sono quasi tutti usati, li vedi perché sono... Sì, si capisce quando un disco è usato, insomma. Questi invece, De André, vedi che sono tutti nuovi, perché? Perché De André, sono questi che sono usati. Perché De André ha un giro grosso, fai fatica, arrivi. È come quando il jazz, che uno arriva e ti dice, ma c'hai della roba originale, ma cosa vuoi? Un Kind of Blue ne vendo 50 all'anno, dove li trovo? Sì, ma sì, chi sì. È che ce l'aveva anche qua a Novellara, a Carpi? Ci avranno dei solchi grossi così a forza di girarci. Comunque qua abbiamo tutto italiano, no? Qui abbiamo, questo qui sarebbe tutte le novità in ordine alfabetico normali, insomma. Abbiamo dai Gorillaz ai Green Day, delle major cerco di fare. Dopo abbiamo delle cose strane, perché qui ci sono i Cranberries che ci stanno, poi abbiamo i Cluster che è un kraut rock che non può, forse è ora di spostarlo. Sì, traspare un grande ordine. Però sono in ordine alfabetico, tu vai dalla allora quello lì. Quindi andiamo avanti, vedi, non so, c'è Bruno Mars, Marilyn Manson, Muse, Nickelback, Oasis, vabbè. Nirvana, anche Nirvana non li hai mai, gli originali, sono 5 minuti. Certo. Dopo abbiamo Placebo, Reggae Against the Machine, Red Hot. Queste sono le cose delle case, ma questi sono archivi. Qua sono italiani nuovi, tutti nuovi. Qui? Ma sì, vedi che c'è Niccolò Fabi, Pino Daniele, che sicuramente tanto. Exotago, anche Pino Daniele, sì. Eri Elisa. Ok. Vinicio Caposella. Poi qui, cioè, vabbè, questo è punk. E garage, questa era un po' particolare, punk hardcore, dove vediamo, non so, ci sono anche i Clash, ci saranno i Ramones, c'è Sex Pistols, dopo ci sono anche gruppi un po' i DI, roba un po' i Rancid, gli Offspring, c'è un po' il punk degli anni 70 e l'hardcore punk anni 2000. Certo. Qui è roba, sì, garage è roba che andava negli anni 80, che richiamava la roba. Qui abbiamo il catalogo generale. Vedi, A, B, C, D, ci sono gruppi che andrebbero là, ma non ci stanno, tipo Crosby, Stills, Nash, tipo Fleetwood Mac, è la roba che si vende sempre, insomma, anche gli ABBA li vendi sempre. Certo. Vedi, abbiamo, vabbè, Janis Joplin, Jar, Marvin Gaye, qui abbiamo Soul Funky, poi James Brown, gli Erdwin the Five, Bonnie M, Fratelli La Bionda. Allora, vabbè, qui c'è un po' Rare Earth, questa roba che piace a Manuele, mi piace più il jazz a Manuele, insomma. Adesso vedi il video. Sì. Queste sono novità indie, diviso perché non stavano là, quindi vado all'inizio, vedi, c'è scritto indie, con un quadro, vedi qua, e qua hai gruppi come, non so, Alabama Shake, non so se Anthony and the Johnson, non so se conosci questa roba qua. Vabbè, Butlers, Belle and Sebastian, quelli che vengono prodotti dalle case minori, diciamo che le case maggiori sono l'Universal, la Warner, la Sony, invece qui trovi l'Excel, la Piass, vedi, questi sono gli Animal Collective, vedi, sono poi... Ma questo è un disco elettronico molto, trovi anche Chemical Brothers, un po', vedi, abbiamo un gran disco questo.
Qui abbiamo sempre un Prosecco di questo perché non ci stava lì. Lì sono un po' più usati, ho cercato di mettere gli usati lì, però c'è anche qualche cosa nuovo. Vedi, sono Aphex Twin, questi sono dischi che originali viaggiano a 200-300 euro e sono roba degli anni 2000, non è roba del 90. Sì. Qui abbiamo della roba di valore, diciamo, che non ho messo là perché sono nove. Sono stampe dei Queen, John Mayall, vedi, vabbè, 35 euro, però una bella stampa, vedi. Questi chiaramente suonano molto bene. Qui puoi avere, non so, vedi, prima stampa italiana 76 è praticamente mint, 60 euro, si vedono le condizioni, le Zeppelin, dopo c'è la raccolta, ma ci sono tutti. Qui è metal, che io ne compro tantissimo, ma adesso non ne trovo più perché ne vendo tantissimo. Interessa il metal, eh? Il metal è un bel andare. Io... A parte che la gente ascolta il metal, sembra, ma è educatissimo ed è meraviglioso, guarda. E qua abbiamo CDC, Metallica, Iron Maiden, tutte cose. Quando si trovano, si comprano. Quando era venuto Ruffoni, aveva pescato che aveva comprato, aveva tutto scritto. Che io l'ho guardato, dove lo compri? D'accordo, aveva tirato fuori da qua comunque Ruffoni, vi ricordo, che sai che a lui gli piace questo genere. Qua che cos'hai che ne hai tanti? Ah, questo è un box di Ligabue, che è fuori catalogo. Metal, anche questo? Sì, con le e queste invece sono le scatole con dentro i vagai. Questa era una collezione che usciva di Ligabue. Sono tutti raccolte e uscivo un giorno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dischi sono usciti. Col primo c'è un po' tipo edicola, però insomma è un disco che... poi dopo ovviamente qua, queste sono andiamo... tutte buste che buste qua andiamo avanti con tutta la collezione e poi per terminare ha lì tutto il jazz, che è una cosa qui che interessa, tutto il jazz. Qui c'è il jazz nuovo, ho messo anche il prog perché non stava più là, poi gli amanti del vedi, rovescio della medaglia, il banco. Qui abbiamo un po' di jazz, un po' di classi, questi sono dischi della prog, questi si sentono veramente, questo è un consiglio, uno che vuole dei canti tipo Natale, questo suona molto chiesa, molto organo. Qui poi abbiamo, insomma, Kay Jarrett, tutto il jazz, anche questo è un disco che si vende tantissimo. Come fai a trovare l'originale? Sì, lo trovo, c'è no, un originale. Tutte le cose. E... poi abbiamo CD a profusione. Sì, questi qui sono tutti stranieri. Stranieri, di là c'avrai gli italiani. Di là c'ho gli italiani. E poi perché Ponti non solo musica? Perché vendo anche i fumetti, poi vendo anche altre cose, però anche libri. Questa è tutta roba giapponese. Che magari c'è qualche appassionato che... Mo sì, c'è qualcuno arriva con... gente che ricompra. Sì. Qui abbiamo giapponesi, qui abbiamo americani. Adesso questo... è passato da un valore normale a un valore fuori dal normale. Sono 6 mesi che lo devo mettere su eBay e poi dopo sopra vedo che tutte le sono tutti cofanetti, cose belle. Come vedi quello di Zucchero, che è uno dei tuoi cantanti preferiti. Zucchero vende sempre tantissimo. Sì, qui abbiamo, non so, dalla raccolta di Sueda, Pulsa, un box di hip hop, Oasis, Led Zeppelin. Io direi che abbiamo fatto un bel video, Marcello, abbiamo toccato un po' tutti i punti che dovevamo toccare, abbiamo fatto vedere il negozio, ti sei un po' dilungato, forse sì. Non sei abituato a fare i video così lunghi. È un po' lungo. E bisogna che prendi un po' di lezioni da Emanuele, forse, sì, che sicuramente Emanuele... Adesso vedremo il video che ha fatto. Va bene ragazzi, noi vi salutiamo, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e mettere un bel mi piace al video e vi lascio qui il video di Emanuele, così vi guardate anche quello.